Ok ragazzi e ragazze, ben ritrovati qui ancora una volta su Inside Palma con il vostro palmozzo di fiducia. E oggi siamo qui di nuovo per parlare insieme di un film che forse ci potrebbe portare su un campo abbastanza minato, dipende. Perché, non so voi ma io mi ricordo molto molto bene le piccolissime diatribe che hanno accompagnato il mio video che pubblicai all'epoca su ultimo film all'attivo di M. Night Shyamalan. Insomma, diciamo che sotto i commenti a quel video si è scatenato praticamente un putiferio. Ed è stato lì che ho potuto toccare concretamente con mano il fatto che il fandom proprio di M. Night Shyamalan sia qualcosa di un pochettino ostico da approcciare. Ad ogni modo però, anche se muovendoci in campo limitrofo, forse questa volta possiamo riuscire a togliere il sedere dalla siringa, passatemi il termine. Perché quest'oggi non parliamo di un film di M. Night Shyamalan, ma della figlia del noto regista indiano, Isana Night Shyamalan. Esatto, letteralmente l'erede di suo padre, di conseguenza anche una figlia d'arte. E poi arte anche qua fino a un certo punto, ma non ritorniamo su vecchie questioni, per carità. Per cui sì, in questo caso parliamo di un film all'esordio di una regista. Una regista che sicuramente si porta sulle spalle un cognome molto pesante e che comunque ha visto il padre M. Night Shyamalan alla produzione di questo film. Quindi, insomma, abbiamo capito, per quanto non stiamo parlando esattamente di quella cosa là, siamo comunque in campo limitrofo. Ma cerchiamo di sforzarci di non pensare al regista indiano e concentriamoci su quello che è oggettivamente il prodotto che possiamo trovarci di fronte di questa prima opera cinematografica di Isana Shyamalan. Per cui, ragazzi e ragazze, oggi parliamo abbastanza brevemente di The Watcher, Loro ti osservano, sottotitolo italiano che onestamente parlando lascia abbastanza il tempo che trova, ma comunque The Watchers. Un film anche questo con una sceneggiatura non originale, perché anche questo film viene tratto da un romanzo già esistente, ma comunque non per questo sulla carta potrebbe essere meno degno di attenzione. E parliamo fondamentalmente di un thriller a tinte horror che attinge anche abbastanza al folklore irlandese per quanto riguarda creature sovrannaturali e che viene condensato in un film dalla durata tutto sommato più che accettabile e che comunque, devo essere onesto, scorre abbastanza bene. Abbastanza però, ma tra poco ci arriviamo. Quindi sulla carta potrebbe essere un progetto interessante, non certo da fiondarsi in sala assolutamente per andarlo a vedere, ma comunque tutto quanto considerato, considerando anche il contesto produttivo di questo film, potrebbero essere elementi validi per dare una possibilità a questo The Watchers, come ho fatto io del resto. E alla fine cosa ho potuto trarre da questo film? Insomma, ragazzi, più dolore che gioie. A scanso subito degli hater, io non sto giudicando questo film come una produzione di Shyamalan, né tantomeno come la prima opera della figlia di Shyamalan. Questi discorsi nel mio video non c'entrano assolutamente niente. Sto giudicando il prodotto che mi trovo di fronte, pur comunque considerando che si tratta di un'opera prima, quindi sicuramente non mi posso certo aspettare chissà quale rivoluzione in ambito cinematografico, assolutamente no. Ma comunque, perlomeno, i trailer erano riusciti ad incuriosirmi, o perlomeno farmi incuriosire verso un soggetto che poteva veramente essere interessante. Ma tutte queste minime aspettative, che giustamente sono un pochettino montate, sono state abbastanza disilluse alla fine con la visione in sala. E fondamentalmente, ragazzi, non ho granché da dirvi su questo The Watchers. Onestamente l'ho trovato un film molto mediocre sotto tutti quanti i punti di vista, sia in positivo che in negativo. Di positivo magari potremmo tirare fuori la fotografia, che magari negli ambienti chiusi tende a essere abbastanza evocativa, con questi toni molto caldi, gialli comunque, che ti fanno capire la situazione di tensione all'interno del quale i nostri protagonisti si trovano, con però una fotografia degli esterni che tendenzialmente si mantiene su toni molto cupi e grigiasti, forse addirittura troppo cupi, magari un tocchino in più di luce in alcune circostanze sarebbe stata ampiamente gradita, però per carità sono scelte. Poi anche per quanto riguarda proprio la regia, l'impianto registico e anche il montaggio, nulla di eccezionale, qualcosa di abbastanza standardizzato che più o meno funziona in tutte quante le situazioni e che fondamentalmente parlando non offre nessun guizzo creativo di particolare entità. E anche per quanto riguarda gli attori, abbastanza in parte, con comunque una scrittura di personaggi a dir poco superficiale, se non qualche piccolo accenno qua e là, ma che anche qui lasciano molto tempo che trovano. Ma soprattutto, ed è qui che purtroppo secondo me il film cade rovinosamente, anche qui mi dispiace dirlo, proprio come negli ultimi film di casa Shyamalan, diciamo così, anche qui purtroppo la sospensione dell'incredulità dello spettatore viene tirata neanche per i capelli, ma proprio con la fionda.
per quanto io possa capire che l'intento narrativo di un film come può essere questo non stia tanto nell'andare a giustificare e a rendere verosimile quello che stiamo vedendo, perché per l'appunto un elemento di soprannaturale in questi tipologie di storie c'è sempre, anzi è il fulcro portante, ma maledizione, io ancora non mi capacito come alcuni registi, per quanto possano essere giovani, ma che comunque di giovani registi in erba che recentemente sono emersi e che hanno sfornato dei veri e propri piccoli capolavori, per stare in campo thriller horror, un Robert Eggers alla sua prima opera è riuscito a tirare fuori un The Witch, non so se ci spieghiamo, quindi va bene essere alle prime armi, ma che comunque di talenti in giro ce ne sono, per l'appunto non riesco a capire come anche i giovani registi, quindi anche un pochettino più sensibili e anche soprattutto che dovrebbero aver capito come un certo tipo di narrazione ormai fa sempre di più fatica ad attecchire sul largo pubblico, soprattutto appunto su un pubblico giovane, non mi capacito come alcuni registi non riescano a capire di come, se veramente vuoi andare a produrre una storia che si prende sul serio, perché sì ragazzi, questo film si prende maledettamente sul serio, soprattutto per alcuni temi che cerca di sviscerare a modo suo, come puoi pretendere che io spettatore ti prenda sul serio se in continuazione la mia sospensione di credulità viene messa seriamente a dura prova? Ora, non sto dicendo che tutto quanto mi debba essere spiegato, tutto quanto debba essere verosimile, ma dannazione, se io a più e più e più riprese continuo a domandarmi perché un personaggio si comporta in una determinata maniera, in maniera completamente assurda, molto lontano anche dalla più vaga verosimiglianza, ed è perché anche il setting, gli altri personaggi, l'ambiente circostante continua a funzionare in maniera così bislacca, anche se ovviamente lo sappiamo il motivo, serve tutto quanto per l'appunto per essere funzionale nell'andare alla storia in una certa direzione, ma certi tipi di forzature le posso trovare una volta, le posso trovare 2, 3, 4 volte, arrivate alla 10ª, 15ª volta, anche un pochettino no, inizio veramente a stancarmi. Ma ci tengo a sottolinearlo, la storia di per sé potrebbe anche essere interessante, potrebbe offrire anche diversi spunti e diversi guizzi che magari, se sviluppati in maniera diversa, sarebbero potuti essere molto più accattivanti. Ma purtroppo questo non è il caso, ragazzi. E fate attenzione, non stiamo parlando di limitazioni, problemi di budget e opere prime, perché una buona idea, ragazzi, costa zero. Non ti costa niente andare a prendere una buona sceneggiatura, riadattarla e renderla ancora più accattivante. Non costa niente. Questo è un tipo di lavoro che dovrebbe sempre essere valorizzato. Questo, invece, nel caso di The Watchers, è semplicemente un classico compitino portato a casa, secondo me, alla meno e meglio. E onestamente mi dispiace esprimermi in questa maniera proprio nei confronti di un'opera prima di un artista esordiente, di una regista esordiente. Però, lo ripeto ragazzi, io sto cercando di essere più oggettivo possibile senza considerare il contesto. Quello che mi sono trovato di fronte mi ha lasciato molto molto tiepido. Tiepidità che, parlandovi col cuore in mano, mi spinge a dare un voto a questo The Watchers che faticosamente riesco a fargli andare oltre il 5. Per l'appunto, l'ho già detto più volte ma lo ripeto qui un'ultima, questo The Watchers è un film mediocre, le idee ci sono, gli spunti ci sono anche, ma il tutto alla fine si perde in se stesso con delle forzature di trama a dir poco pretestuose, con un ritmo generale del film che fa veramente molta fatica ad ingranare, con qualche jumpscare piccolino qua e là giusto per ravvivare l'attenzione dello spettatore, ma che sono molto fini a se stessi, e con la sgradevole sensazione di esserci trovati di fronte ad un vero e proprio compitino portato avanti col minimo sforzo sindacale. Peccato, veramente un gran peccato. Mi auguro che questo possa essere un piccolo primo fisiologico inciampo di una regista a cui auguro con tutto il cuore il meglio e di potersi migliorare col tempo, perché comunque le possibilità ci sono e sicuramente ci saranno. Ma restando sul presente, restando su questa opera prima, a mio personale parere è stato un primo brutto passo falso. E basta, fondamentalmente vi ho detto tutto ragazzi. Io spero vivamente di non essermi attirato le ire dei fanboy di Shyamalan anche qui sotto questo video, dato che comunque di Shyamalan parliamo solo alla produzione, ma che comunque secondo me il suo pizzico qua là potrebbe anche esserci, ma lasciamo perdere questi discorsi, anche se onestamente parlando speravo che la figlia, diciamo, che non avesse preso più di tanto dal padre, così è stato però fino ad un certo punto. Peccato, speriamo per il futuro, ma ad oggi questo è quello che abbiamo tra le mani. Ma detto anche questo, ragazzi e ragazze, basta, anche per oggi è tutto. Io spero che questo video vi possa essere, non dico per forza piaciuto, ma trovato anche solo un minimo interessante o utile. Nel caso così fosse, sapete perfettamente come dimostrare il vostro apprezzamento qui sotto. E ricordandovi come sempre che io vi amo 3000, basta, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio veramente di vero cuore per avermi seguito anche oggi fino alla fine del video. E noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui, su Inside Palma, con il vostro Palmozzo di fiducia. Alla prossima,
E mannaggia, se volete dargli una possibilità, però stateci attenti. Abbastanza buono The Watchers a tutti.